Sto ribollendo di rabbia, sto ribollendo di rabbia. Ma voglio dire una cosa a quel 20% di aziendalisti rimasti in giro per strada. Ma vi state rendendo conto che ci stanno prendendo in giro? O neanche la notizia che si è letta oggi sul Corriere della Sera per quanto riguarda lo stadio non vi fa capire che questa società ci sta prendendo per i fondelli? L'avete capito o no? Perché era l'ultima cosa che potevate dire. Ma questa società ci sta regalando lo stadio di proprietà. E adesso, cioè sempre se fosse vero ciò che hanno riportato stamattina questi organi di stampa. Mamma mia, ma se si può svegliare una mattina e dire «Oh, finalmente una bella notizia!» Dopo a me non mi serviva la notizia di oggi per capire che eravamo in mano a dei quacquaraquà, a gente scandalosa, ma la notizia di oggi mi ha spiazzato totalmente e vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su se avete avuto la mia stessa reazione, rabbia e delusioni. Guardate, ieri sera avevo preparato il video di oggi sulle parole di Pedullah. Poi a fine video comunque ne parliamo di ciò che ha detto Pedullah su Fonseca. Ma quando leggi questa cosa, stadio nuovo, Inter e Milan restano assieme, a San Siro ristrutturato, quanto costa e le altre ipotesi di in campo. Ti sconvolge. Innanzitutto ti spiazza una notizia del genere, perché quello che pensavamo tutti noi era che questa società scandalosa facesse il proprio stadio di proprietà per poi, finito, vendere il Milan al doppio della cifra che hanno speso loro. E invece manco questo regalate ai vostri tifosi, manco lo stadio di proprietà. Perché? Perché costa troppo, e dopo coi costi dei biglietti che già sono altissimi imposti in Italia non riusciamo a recuperare il prima possibile il costo dell'operazione. Ma non vi vergognate, ma questa società prima sparisce, meglio è. È giunto il momento di contestare questa società, contestarla pesantemente a ogni domenica, incitare i ragazzi, perché è importante vincere le partite e stare vicino ai ragazzi, se lo meritano, perché se ne fottono anche loro, vanno contestati anche loro. Ma la società bisogna appenderla, perché sono prese in giro continue. Comunque, leggiamo insieme questo articolo, attenzione, i due club incontreranno venerdì il sindaco di Milano Beppe Sala, il piano per ristrutturare San Siro però è più caro di quanto emesso, 700 milioni, restano in piedi le ipotesi Rozzano o San Donato, ma comunque un impianto da condividere. Quindi il nostro sogno e il fumo che ci hanno gettato fino ad oggi negli occhi di avere uno stadio tutto nostro a San Donato è andato, è sparito. Anzi, diciamo, visto che dobbiamo aspettare a venerdì, diciamo, rischia di sparire, razza di invertebrati. E c'è ancora qualcuno che mannaggia a voi che sostenete ancora questa società del cavolo. Inter e Milan resteranno assieme dove si vedrà, e anche piuttosto presto, entro fine mese attesa una decisione. Quello che è certo è che è definitivamente tramontata l'idea di costruire ciascuno la propria casa. Bravi. Sparato una marea di minchiate in questi mesi, ma tanto, con uno come Scaroni, ma dove vuoi andare? Le due società hanno fatto i conti da tempo, troppo alto l'investimento per un nuovo stadio, circa 1 miliardo, troppo bassi i ricavi anche per via dei prezzi dei biglietti che pur già costosi a Milano
rispetto al mercato italiano, perché ci spolpano, però noi comunque fessi che ci facciamo spolpare da questa gente, che non dovete dargli più un euro a questa gente. Va bene l'amore, ma se ti fa le corna la fidanzata, te cosa fai? Gli dai ancora amore, gli dai? Basta! Restano comunque decisamente più bassi in confronto ad altri paesi, ad esempio l'Inghilterra, che però hanno anche il doppio degli stipendi che prendiamo noi in Italia. Ma perché non fate mai un paragone costo biglietti, costo della vita? Perché anche quello bisognerebbe fare. E quindi convivenza sarà, anche se non tutti i tifosi saranno entusiasti davanti a questa prospettiva. La decisione, che cosa è successo? Davanti a questa prospettiva è la decisione che le proprietà considerano la più razionale per due realtà decisamente omogenee, per numero di spettatori, circa 70.000, abbiamo gli stessi spettatori, gli stessi abbonati, gli stessi numeri business o VIP, quelli più remunerativi che ci si pone come obiettivo per il nuovo impianto, circa 13.000. Ristrutturare San Siro. Siccome più o meno siamo uguali, è giusto andare per la stessa direzione. Non possiamo avere il nostro stadio e ovviamente il loro, anche loro il loro stadio, come magari ce le hanno altre realtà. Io ripeto, a Londra hanno 100.000 stadi, noi non riusciamo a fare due minchia di stadi, eppure gli sarà costato anche loro. Il problema è che non hanno dei proprietari barboni, infami, indegni che abbiamo noi. Questo è il problema. Ristrutturare San Siro, forse è proprio questa la buona notizia. Che buona notizia! Le due proprietà adesso parlano la stessa lingua. Non è naturalmente un tema di inglese, è una questione di identità. Obiettivi comuni, di profili simili, vabbè, bla 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 bla, possiamo parlare. Il progetto del nuovo stadio lo disegnasse solo una delle due società al 100%. Così forti di questa nuova unità, Inter e Milan si presenteranno venerdì davanti al sindaco Beppe Sala. Oh, alla fine state facendo vincere Beppe Sala, cioè uno che è uno scandalo. Per parlare della soluzione che si è presa la scena degli ultimi tempi, ovvero la strutturazione di San Siro, anche che intanto rinuncia a ospitare la finale di Champions del 2027, pensate voi. Anche se in molti si stanno sbilanciando in questa direzione, per certi aspetti la più facile e la preferita dal Comune di Milano, non si può già dare per scontato che finirà così, per ragioni note. La ristrutturazione spicchi mentre le due squadre giocano resta complessa. E meno note, per esempio, i costi che Milan e Inter considerano sottostimati per il progetto che hanno in testa. Secondo i loro piani, ristrutturare costerebbe non i 400 milioni di cui si è parlato nel piano presentato da Weibo, come cazzo si chiama, ma circa 700, divisi per due sarebbero sostenibili. Cioè, se tu fai una spesa di 700, però diviso per due, 350 e 350, la cosa si può fare. Ma potrebbe essere considerato comunque troppi per un impianto che tra 30-40 anni potrebbe avere bisogno di altri. È per quello che bisognava fare lo stadio di proprietà e uno ognuno il suo. La cifra dipenderà anche dal prezzo che fisserà il comune per lo stadio e l'area circostanti, che saranno vendute o date in concessione per 90 anni. Gli altri piani, Rozzano e San Donato, rimasto formalmente in piedi anche l'ipotesi originaria, quella di costruzione di un nuovo impianto, a fianco dell'attuale, che però a forza di rinvii e decisioni non prese è stato messo in fuori gioco dal sopraggiunto vincolo che la sovrintendenza ha posto su San Siro e che quindi al momento finita in subordine rispetto alla ristrutturazione. Di tutto ciò si parlerà venerdì con Sala. Le società alla fine dovranno essere convinte. Restano in vita la soluzione già considerate, quella del Milan per Ares San Donato e quella dell'Inter per Rozzani. I club si stanno scambiando documenti per studiare i rispettivi progetti, perché resta ferma la convinzione di condividere l'impianto. Quindi mettetevi il cuore in pace, vada come vada, che si resti a San Siro o si vadi a San Donato o si vadi a Rozzano, sempre condiviso lo facciamo lo stadio. Non ci abbiamo ognuno il proprio stadio. Voi mi direte, e ci può anche stare, abbiamo condiviso lo stadio per anni, condividiamolo comunque. Ci sta
a me non dà fastidio dover condividere lo stadio con l'Inter, perché l'ho condiviso fino ad oggi, che me frega. A me dà fastidio le prese in giro che questa società ci fa, ci usa, noi siamo il loro mezzo per guadagnare soldi, ma loro a noi non ci danno niente, zero, manco lo stadio. E adesso voglio sentirli, quei quattro aziendalisti, cosa dicono, visto che ci raccontavano, vi lamentate, ma questa società ci sta regalando lo stadio. Ben, grazie, bel regalo. Voi vi state facendo prendere per fessi da questa società di indegni, di gente che deve sparire dal Milan, e siamo noi tifosi che dobbiamo farli sparire dal Milan. Parliamo di campo, capitolo Pedulla ieri ha sganciato la sua bomba. Ormai Pedulla è il guru del calcio su YouTube, sembra diventato il guru del calcio, però devo dire che la prendiamo in considerazione la Cucciò che ha detto, ci sta. Cioè lui dice che nel caso il Milan, anche se dovesse vincere col Venezia ma perdere con Liverpool e l'Inter, secondo lui il Milan probabilmente esonererà l'allenatore, o comunque prenderà in considerazione di esonerare l'allenatore. Allora io sono di questo avviso, cioè Pedulla non ha tutti i torti, anzi può anche avere ragione, e ti dico, sì, può anche essere che Milan, allora innanzitutto speriamo che Milan vinca col Venezia e Liverpool e l'Inter, e speriamo che Fonseca si ripigli. Però una cosa c'è da dire, se il Milan dovesse perdere la partita con Liverpool e l'Inter, probabilmente prenderà in considerazione questo fatto di un possibile esonero, ma a mio avviso non lo farà, oltre perché comunque ha 3 anni di contratto Fonseca, e per me non lo farà manco se dovesse Pioli andare in Arabia, quindi avere, anche se si toglie l'ingaggio di Pioli. Sono convinto che il Milan, se mai esonererà l'allenatore, lo farà alla sosta di ottobre, perché esonerare questo allenatore vuol dire ammettere di avere fallito la scelta, e farlo adesso dovrebbe essere fatto con le dimissioni anche di chi ha scelto questo allenatore. Quindi prima di metterci così la faccia e rischiare di fare la figuraccia, per me aspettano ottobre, dandogli tempo a mister Fonseca, perché la realtà dei fatti è questa. E poi comunque 3 anni di contratto il Milan non glieli regala a Fonzi, quindi aspettiamo Pedù. Secondo me non è proprio così imminente che verrebbero messi alle spalle al muro, quello probabilmente sì. Cioè alla fine, se perdi anche queste partite, c'è paura che la stagione possa diventare fallimentare. Cambiare allenatore non è detto che sia benefico, dipende sempre dalle scelte che fai. Cioè se tu cambi Fonseca, capisci l'errore e vai a prendere un sergente di ferro come può essere Tuchel, considerato comunque uno dei top allenatori in Europa, un ottimo allenatore come Sarri, un allenatore che a me non entusiasma ma che sicuramente è meglio di Pioli e Fonseca come Allegri, allora molto probabilmente fai una scelta che può darti una sterzata. Ma se tu cambi Fonseca per, vi faccio un esempio, Paulo Sousa, il nome che è uscito ieri, è ovvio che rischi di fare quello che ha fatto il Napoli, che dopo Garcia è andato a prendersi Mazzarri o quella al calzone. È ovvio che poi è una parabola, che ti fai una stagione d'inferno dove probabilmente arrivi decimo. Cioè il cambiare allenatore è positivo se capisci lo sbaglio e vai su un grande allenatore, se no fai una grandissima cacata. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, pollice in su e benzinero.